La quinta giornata del Magna Grecia Film Festival ha visto anche svolgersi con successo il seminario sulla voce artistica. Si può aiutare un artista sia da un punto di vista logopedico, sia da un punto di vista medico, sia da un punto di vista proprio dell'insegnante che lo può aiutare a migliorare. In cosa consiste il mio lavoro? Entro con una telecamera messa nel naso e si vedono tutti gli errori che il cantante o l'attore compie, una specie di lifting della voce che si può ottenere. La voce è un'opera d'arte, è una scultura d'aria, quindi si celebrano le performance artistiche nell'ambito del Magna Grecia Film Festival. Qui ci interessiamo della voce dei grandi big della canzone, del cinema e del teatro. Che ha visto partecipare anche diversi ospiti tra attori e registi del festival. You have to understand the way I am, my name. A tiger is a tiger, not a lamb, my name, senza spingere, no? Ospite del pomeriggio, il super manager Luigi Bisignani, che ha presentato al pubblico il suo libro L'uomo che sussurra i potenti. Io ringrazio gli amici Paolo Madron, l'avvocato Giuseppe Benedetto e Luigi Bisignani per questa attenzione che ha dato alla manifestazione, al festival e la scelta di venire a presentare questo meraviglioso libro che racconta 20 anni del nostro paese. La lettura di questo libro ci aiuterà a capire il vero Luigi Bisignani. Ancora oggi, prima di venire qui, ho guardato le classifiche, siamo dietro al Papa, quindi Ubi Maior. Chiederei subito, così secco, senza tergiversare, a Bisignani, lei è massone oppure no? Lei sa benissimo che quando uno risponde di no è come se dicesse di sì, per cui è un giochino. Io sono 30 anni che dico che non lo sono, ma non mi crede mai nessuno. Considero la massoneria italiana, che ho seguito come giornalista, sempre piena di faide, mentre considero la massoneria anglosassone una cosa un pochino più seria di quella italiana. Ma insomma, non mi sembra che la massoneria in Italia sia un potere. Forse lo è un pochino di più l'Opus Dei, se proprio vogliamo andare a vedere, ma non la massoneria, perché è talmente divisa, si fanno delle guerre talmente forti tra di loro che non riescono ad essere un potere. Non so come finirà domani il processo, non lo sa nessuno. Una cosa è certa, che in qualunque modo finisca, Berlusconi rimarrà il centro della vita politica italiana, perché da condannato diventa un eroe, se invece vince diventerà indistruttibile. Ma quello che io penso realmente è che, come sempre, la Cassazione troverà un modo per accontentare tutti. Cioè, in realtà in Italia è sospesa la democrazia. Io sono un andreottiano, sono un nostalgico della Prima Repubblica, però lì i riti della politica erano una cosa seria. I partiti erano una cosa seria, la formazione della classe dirigente era una cosa seria. Secondo me, senza una legge elettorale, questo paese non si riprende e la politica dei partiti vanno ripensati, perché poi i partiti non sono questa cosa così malvagia come si vuole rappresentare sempre. Allora, io credo che non ci sia mai una verità assoluta, soprattutto adesso in cui, come dice lei, appunto siamo bombardati da tanta informazione. Però io credo che uno si possa fare un'opinione. E l'opinione, secondo me, viene dal silenzio della propria coscienza e secondo me è quella più giusta. Sono venuti a trovarmi questa sera al Magna Grecia Film Festival il regista Massimiliano Bruno. Buonasera. Evviva. Buonasera. Caro, come stai? Lui è calabrese, di Crotone. Ebbene sì, sono figlio di un nicastrese e di una cosentina, fidanzato con una crotonese. E mi piace molto la Sardegna, ecco. Il Magna Grecia è un contenitore dove ci sta il cinema, ci sta la letteratura, ci sta l'attualità, ci sta tutto. Accogliamo l'amica Ben Mendez. Eccola. Durante la serata c'è stato spazio anche per un emozionante tributo alla memoria di Pino Michienzi, attore e regista catanzarese scomparso prematuramente 2 anni fa. Ho preparato un video documentario dove praticamente c'è mio padre che si racconta. È sempre stato affettuoso nei miei confronti, ma non solo per questo, ma perché lo reputavo un grandissimo artista e merita questo palcoscenico. Ti ringrazio. Io so, posso parlare in nome per conto dicendo che Pino non solo ti stimava, ma ti sosteneva con chiunque incontrasse. A Reggio Calabria, in Calabria, si girerà questa fiction che andrà in onda su Rai 1, Il giudice meschino, con la regia di Carlo Carlei, che è un nostro corregionale di Lamezia Terme, bravissimo.
prodotto da Fulvio Lucisano, anche lui un calabrese, con Luca Zingaretti. Sì, saranno due serate in autunno per Rai 1 e in più sarà anche trasmesso in Germania sempre in prima serata, ed è una produzione molto importante che abbiamo portato per 10 settimane di lavorazione in Calabria. E se un giorno un politico perdesse la testa e cominciasse a raccontare la verità? E questa è l'idea originale che sta dietro il quinto film in concorso alla Magna Grecia Film Festival. Massimiliano Bruno, buonasera, io sono contento di tornare a Magna Grecia. 2 anni fa ero con Nessuno Mi Può Giudicare, grande successo, che insomma mi ha ispirato, sono molto contento. Porto Viva l'Italia, che è insomma un film nato per dare un po' fastidio. Massimiliano, ma a parte che poi non te fanno fare più un film se fai questo, dice, e poi qui tu presenti un'ipotesi assurda, che la sinistra e la destra si mettono insieme per fare un governo. Non è possibile, ho detto. E io ho detto, vabbè dai, diciamo, tanto è fantapolitica, è una commedia, siamo pagliacci, cerchiamo di ridere, no? Ridiamoci su. E invece poi, ironia della sorte, 3 mesi dopo l'uscita del film è accaduto. Per mio padre reciterò per voi la formazione del Catanzaro 77-78. Vado? Vai! Pellizzaro, Silipo, Ranieri, Vichi, Vignando, Maldera, Nemo, Banelli, Palanca, Improta, Borghi. Evviva! Il mio impatto con lo Stadio Olimpico è stato terrore puro, perché pensavo adesso ci linciano, e mio padre mi diceva, che cazzo se ne fotte, Catanzaro! Ecco, grazie. Partire da un'ottima sceneggiatura, poi magari il film lo puoi anche sbagliare, però devi partire da una sceneggiatura che è ottima. Nessuno riesce a fare un bel film se la sceneggiatura non funziona. Si può fare un brutto film da una buona sceneggiatura. Amleto è un grande testo, però non tutte le volte che lo vediamo è bello, perché dipende come lo fai. Dall'arena di Piazza Brindisi un saluto al pubblico del festival e appuntamento domani con Tutti contro tutti di Rolando Ravello.